Buongiorno, questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 8 dicembre. In questa giornata si celebra l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e allora ripercorriamo la storia. Già celebrata dal secolo XI, questa solennità si inserisce nel contesto dell'Avvento Natale, congiungendo l'attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo con la mirata memoria della Madre. In tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo, quasi plasmata e resa nuova creatura, già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente. Maria è la Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emanuele. Il dogma dell'Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854. La Beata Vergine Maria è la patrona e regina dell'ordine francescano. E allora, dopo aver ricordato questa celebrazione, iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani dalle pagine del centro. Nuovo stadio, il comune va avanti, Pescara, cambio di progetto e ricorso al ministero dopo il no della soprintendenza. A centropagina, Serie B, oggi la sfida di Brescia, il via alle ore 18:30. Oddo cambia il Pescara per tornare a vincere. Oggi la cerimonia in Mondovisione, l'anno della misericordia, il Papa apre il giubileo, Roma mai così blindata. Nelle cronache non ci fu corruzione, tutti assolti per i lavori all'ospedale. Le feste a Pescara, le periferie restano senza le luminarie. E poi assunzioni alla società attiva, al via le prove di pulizia per gli aspiranti nei turbini. Il racconto di un disperato senza casa e lavoro vivo nella Stella Maris. Di taglio alto, boom della destra, Francia, Le Pen senza freni, i socialisti spariranno. Milano prima, trionfale alla Scala, Renzi, batteremo la paura. E poi aveva 90 anni, morta la stilista Crizia, una vita dedicata alla moda. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Materno e infantile tutti assolti, Pescara, la vicenda del reparto ospedaliero che portò accuse di corruzione, falso, truffa e arresti. L'avvocato Galasso: non si può finire in carcere per intercettazioni di cui non si capisce il senso. L'Aquila, Fontana Luminosa, tensioni dopo lo stop. Camera, bocciato l'emendamento sulle 12 miglia. In commissione bilancio la protesta di Melilla e Vacca e la conferma che il PD è con i petrolieri. E poi il caso Carichieti, la rabbia dei non garantiti, i clienti che avevano sottoscritto obbligazioni. Sulla neve parte alla grande la stagione dello sci, di spalla, giubileo, l'Abruzzo aprirà le sue 23 porte sante. E di taglio alto, spettacoli, panno fino al massimo con i suoceri albanesi. Cultura, Museo Paparella, Sgarbi celebra il genio di Barbella. Calcio, Serie B, Pescara in campo a Brescia, Oddo alza la voce. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Dodo e Milton, destini incrociati. Teramo, Dodo lavora alla sua civica, lo zio Milton è sotto sfiducia il 17 dicembre, la resa dei voti per Brucchi. E poi Teramo Calcio, la squadra non va, tecnico nel mirino, il parafulmine. Muore il padrone, scatta SOS adozione, la Lega del Cane si mobilita per 32 cani rimasti orfani. Martin Sicuro, Toni Lattanzi, mi candido a sindaco con una lista civica. Alba Adriatica, sbarre in ferro contro i vandali alla stazione. Borgo Spoltino, da New York, la tromba di Wayne Tucker, non solo jazz. E poi centri antiviolenza, cuori di donna per sostenere la Fenice. Di taglio alto, Pomante, no a patti con Dodo, Gatti e Ginoble. Basta scorribande dentro Abruzzo Civico. Giulianova, piccola opera, solo promesse dalla politica. E poi la Lega ne fa un caso, i profughi di Montorio in Parlamento. Questi dunque i titoli di apertura prima di sfogliare le pagine dei nostri quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, si profilano progetti interessanti all'orizzonte. Ricaricate le pile e fate mente locale. Usate tutte le armi della vostra percettiva intuizione per affrontare e risolvere eventuali problemi professionali. In amore, non alimentate dubbi e gelosie.
Toro, affrontate questo giorno con fiducia. La vostra visione d'insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. In amore, regalatevi teneri momenti di intimità con il partner. Gemelli, un evento fresco di idee e nuovi progetti vi fa volare in alto, ma oggi qualcosa potrebbe costringervi ad un brusco atterraggio. Le difficoltà che incontrerete sulla vostra strada vi renderanno meno affettuosi con la persona amata. Cancro, avrete delle belle proposte da fare al lavoro. Se i vostri superiori sono in gamba, comprenderanno il loro valore e daranno il via alla realizzazione. Accettate i suggerimenti di un esperto in medicina naturale per la vostra salute. Leone, buoni transiti planetari lasciano prevedere una giornata molto costruttiva e vivace e quindi congeniale a nuove storie d'amore e a contatti umani soddisfacenti. Sarà facile innamorarsi, trovare un nuovo amico. Vergine, eventuali contrasti in famiglia richiedono maggiore spirito di mediazione. Rischiate di mostrarvi troppo rigidi. Attenzione ai raggiri nel lavoro, lasciate perdere le proposte troppo allettanti. Bilancia. Al successo nel lavoro può non corrispondere il successo finanziario. Guardatevi attorno, rallentate il passo. Vale la pena non concedersi cadute di stile. Alleggerite il momento di crisi amorosa se affrontate un chiarimento. Scorpione, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle ottime capacità manuali. Giorno ideale per farvi valere sul lavoro, stabilire nuovi contatti, allargare la cerchia dei clienti. Sagittario, la Luna favorisce la realizzazione di progetti pratici ed influisce positivamente sulla vostra serenità interiore. Se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto può essere migliorato. Capricorno, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Ciò che è scontato tenderà a generare in voi insoddisfazione. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Acquario, splendido periodo per la maggior parte di voi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione, tantomeno momenti deliziosi in amore. Pesci, il lavoro vi impone qualche sacrificio non troppo gradito, ma nel contempo avrete la possibilità di consolidare la vostra posizione. Per stare più tranquilli, cercate di sistemare una volta per tutte ciò che è rimasto in sospeso. Iniziamo a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani. Oggi, 8 dicembre, si apre il Giubileo e l'anno santo. Francesco apre la Porta Santa nel nome della misericordia. Attese più di 100.000 persone. Alla celebrazione presente Benedetto XVI, l'Italia, rappresentata da Mattarella. Comunità islamiche in piazza, uniti contro la paura. E poi Parolin, collaboriamo. E poi c'è l'allerta sicurezza dai metal detector alla no-fly zone. Roma mai così blindata nella storia. Milano alla Scala, sorveglianza speciale. Renzi alla prima della Giovanna d'Arco, il trionfo del pubblico. Il terrorismo, lotta all'IS, traffico di migranti e supporto ai jihadisti. 10 gli indagati a Bari, arrestato un iracheno già condannato. Favoriva gli ingressi in Europa. Nel mirino soggetti collegati a una cellula italiana di Ansar al-Islam. E poi Francia, il voto, Le Pen senza limiti, i socialisti spariranno, la sinistra prova a ricompattarsi dopo la vittoria del Front National, ma Marina punta dritta all'Eliseo, il popolo francese ne ha avuto abbastanza. E poi Renzi, l'Europa cambi o aiuta le destre, appello del Premier, di sola tattica si muore, serve la crescita, e Salvini replica, non ci fermeranno. Clima, l'ONU, bacchette ministri, COP21, Ban Ki-moon sprona la cooperazione, in gioco il futuro del pianeta.
E poi il processo Vatilix 2, Parolin e Abrilla, testimoni eccellenti. Citato anche l'elemosiniere Krajewski e il giornalista Mieli, chiesta perizia sui messaggini tra la Ciocchi e Balda. Roma, manager assassinato, c'è la svolta, 4 arresti in Romania e Norvegia, gioco erotico, rapina, finita male. Spazio, Signus in viaggio verso Lis con regali e stampante 3D. La moda in lutto per la scomparsa di Crizia. Abruzzo, Carichieti e gli altri istituti di credito, banche, paletti rigidi per i rimborsi ai risparmiatori. Il presidente Nicastro, c'è il divieto dell'Unione Europea. I 4 istituti saranno venduti entro l'estate 2016. E poi il Codacons, no elemosine, i rimborsi devono essere integrali. Di spalla lo sciame sismico in Adriatico, altre 2 scosse al largo di Vasto dopo le 20 registrate domenica. INGV eventi dovuti a una microplacca adriatica relativamente stabile dal punto di vista geologico. La Camera, Commissione Bilancio, no agli emendamenti antitrivelle. E poi la firma entro Natale a Roma, l'elenco dei lavori contenuti nel masterplan. Forza Italia, Razzi incontra Berlusconi ad Arcore. Poi ci spostiamo e andiamo ad aprire la pagina di Pescara, lo scontro con la soprintendenza. Lo stadio, dopo il ricorso e nuovo progetto, il comune insiste, appello a TAR e Ministero per abbattere i vincoli, ma intanto si studia un piano di riqualificazione. Il sindaco Alessandrini ha dichiarato partita troppo importante per la città, non può essere bloccata, e l'assessore allo sport Diodati dice all'atletica sarà garantita una struttura ad hoc. E ieri proprio una conferenza stampa per parlare di questa nuova iniziativa da parte del Comune, ricorso al TAR, al Ministero, era presente anche il presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, dove è stato spiegato qual è l'obiettivo e soprattutto cosa sarà lo stadio adriatico. Vediamo. Sindaco Alessandrini, appena terminata la riunione con i dirigenti del Pescara, i dirigenti della Lega di Serie B, per quanto riguarda il progetto stadio adriatico, cosa è uscito fuori? Vi è ovviamente un punto di vista differente da parte della sovrintendenza. Questo punto di vista differente significa naturalmente cercare di far emergere le nostre ragioni in sede giurisdizionale, quindi ci attiveremo nei tempi per spiegare ricorso, e poi c'è l'idea comunque che questo progetto, che al momento è, diciamo, non è neanche un progetto, è un concept, possa essere modulato per venire incontro alle, diciamo, esigenze di tutela storico-architettonica che sono state poste. Però è chiaro che se il tema è l'intero stadio, diciamo, sarà un po' più difficile trovare una mediazione. Riteniamo appunto che si debba proseguire su questa via, perché è un'operazione che finisce per alleggerire le finanze comunali, che non sono più in grado di gestire uno stadio, costa 1 milione all'anno, significa far scattare un'operazione che vale almeno 40 milioni di euro, con evidenti riflessi sull'economia cittadina, significa creare posti di lavoro, significa dotare quell'area di Pescara di 1000 posti auto, e significa soprattutto, non dimentichiamocelo perché rappresenta la condicio sine qua non per questa operazione, realizzare un nuovo stadio per l'atletica, che significa anche riqualificare un'ulteriore porzione di città. Questo è l'interesse pubblico e su questa via vogliamo proseguire. Presidente Sebastiani, riunione con i tecnici della Lega per la vicenda stadio, cosa è emerso? Voi siete determinati comunque con il Comune ad andare avanti? Sicuramente rilavoreremo il progetto e presenteremo il nostro preliminare di progetto, perché il tutto si è arenato su un vincolo, che su un qualcosa che ancora non è presentato, quindi prendiamo atto del fatto che la sovrintendenza ha inserito questo vincolo soprattutto per Piccinato, però lavoreremo per cercare di trovare una soluzione. Il sindaco ha parlato di un ricorso che verrà fatto ad un organo terzo, questo potrebbe però portare ad un allungamento dei tempi. No, beh, quel ricorso è una cosa, la presentazione del progetto è un'altra, quindi noi andremo avanti con l'iter che ci eravamo dati, con i tempi che ci eravamo dati, e sicuramente qualche giorno in più verrà preso, però poi approfondiremo eventualmente con una conferenza di servizio quali sono i problemi e se si possono superare. È chiaro che non è che bisogna farlo per forza lo stadio, o soprattutto non è che bisogna farlo per forza nello stadio adriatico. E arriva un altro no della soprintendenza a Pescara, ed è quello relativo a una struttura per il Future Fest.
Un vincolo sull'area davanti alla nave di Cascella per la rassegna del 26 e 27 dedicata all'innovazione. E poi continuiamo a scorrere le pagine del centro. All'aeroporto il controllo ai passeggeri, c'è l'esercito. In servizio da ieri all'aeroporto i 10 militari dell'esercito che supportano la polizia di frontiera nei controlli. Fa parte delle manovre di sicurezza proprio per il giubileo. E poi periferie senza luminarie, 9 abeti dal Parco Nazionale. Costi di montaggio troppo alti per il comune. Agli addobbi penseranno i cittadini e oggi apre il mercatino di Natale nell'area di Risulta, previsti 2 show musicali. Ieri è stata presentata nel corso della conferenza stampa una iniziativa ed è quella degli alberi di Natale per decorare anche le periferie della città. È tutto a costo zero, vediamo. Quest'anno Pescara regala un Natale speciale ai suoi residenti. Grazie ad un accordo con il Parco Nazionale Abruzzo Molise verranno distribuiti alberi natalizi anche nei quartieri periferici della città. Una novità richiesta proprio dai cittadini per arredare aree di recente riqualificate. Quest'anno abbiamo deciso di dare un albero di Natale, un abete, ad ogni quartiere, associazione o cittadino che ce n'abbia fatto richiesta. Tutto è partito il 10 novembre con una lettera scritta dai cittadini di Largo Baiocchi al sindaco, in cui gli chiedevano appunto se potevano avere un abete di Natale da poter addobbare insieme, e da lì ci siamo attivati. Le richieste sono state diverse e quindi abbiamo fatto in modo di recepire un numero di abeti veri, ovviamente, che ci sono stati donati dal Parco d'Abruzzo grazie alla collaborazione del sindaco di Lecce dei Marsi, che abbiamo oggi stiamo finendo di distribuire in realtà in tutte le sedi di Pescara. Nello specifico saranno posizionati Largo Baiocchi, Borgo Marino Sud, Fontanelle, presso Villa Sabucchi, Lanfas, al Parco dei Risi, Salina Casa e a Piazza San Camillo dell'Ellis. Dal canto suo il Parco Nazionale coglie l'occasione per ricordare l'importanza della sensibilizzazione e della responsabilizzazione verso i temi dell'ambiente e della natura. Ma è una richiesta che abbiamo accolto molto favorevolmente, anche perché riteniamo che l'esperienza dei parchi vada portata, come dire, anche fuori dai parchi, e questa è un'occasione simpatica, bella, in occasione del Natale, di poter collegare due territori, la città di Pescara sul mare con il parco storico dell'Abruzzo, il parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. Poi questi alberi non finiranno la loro carriera per il Natale, cosa succederà dopo? Ma questo, diciamo, noi li doniamo al Comune di Pescara, quindi immagino che il Comune di Pescara sceglierà una collocazione adeguata anche per la continuazione della vita di questi alberi. Restiamo a Pescara, lavori all'ospedale, imputati, tutti assolti. A 5 anni dagli arresti cadono in tribunale le accuse della procura di corruzione sulla ristrutturazione del materno infantile. Il difensore Galassa ha dichiarato basta con il carcere, fondato solo su una dichiarazione. E poi l'apertura delle porte sante, processione da San Gabriele. Oggi inizia il giubileo, sabato e domenica toccherà all'arcidiocesi di Pescara e oggi alle 18 a Sant'Andrea, messa con Valentinetti per l'Immacolata. Se stamattina a Roma alle 9.30 ci sarà l'apertura della prima Porta Santa in Piazza San Pietro in occasione del giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, a Pescara oggi alle 18 nella chiesa di Sant'Andrea l'arcivescovo Valentinetti officerà la messa con successiva processione fino alla Madonnina prima dell'apertura di sabato e domenica delle 3 Porte Sante individuate dalla diocesi di Pescara Penne. E poi hanno santo in cella per i detenuti il logo del giubileo. Vuoi diventare netturbino? Supera la prova pulizia. Proseguono domani le selezioni per l'assunzione di 61 operatori ecologici. I 183 candidati dovranno spazzare, raccogliere rifiuti e usare i mezzi dell'attiva. Precari polemici per la mancata stabilizzazione. E poi arriva la prima influenza con tosse e diarrea decimate intere classi. Ponte dell'Immacolata a letto per decine di famiglie. Il primo virus stagionale. E la pediatra dice nessun allarme, dura 3-4 giorni, non è particolarmente aggressivo. Apre la scuola di alta formazione, l'Ordine dei Commercialisti si è costituito a Pescara e formerà i professionisti di Abruzzo, Marche e Molise, 6.500 iscritti in tutto. Il riconoscimento ai migliori, la festa dei chimici all'Istituto Volta e poi premiati i bambini della Flaiano con i lavori sul risparmio energetico hanno partecipato al progetto di Poste.
Andiamo a Montesilvano, l'incompiuta della Riviera. Ecco com'è ridotto. Io senza casa e lavoro abito nella Stella Maris, abbandonata. Dopo gli sgomberi, un marocchino di 29 anni è rimasto l'unico disperato accampato nell'ex colonia. Ma l'edificio è senza porte. Mentre dormo c'è gente che entra, imbratta i muri, spacca le finestre. Questa è l'immagine dell'interno, ovviamente, dell'immobile. Il consigliere Aliano, fondi svaniti, la politica non difende la città. E poi di taglio basso, insegna fuoco in centro, il rogo sulla nazionale, spento in un minuto dai volontari. Giuliano Palma all'Arca, concerto a Porto Allegro, da oggi via la sfida a colpi di iniziative di Natale tra i centri commerciali all'Iper di Città Sant'Angelo, raccolta fondi per acquistare un defibrillatore. A Montesilvano in Piazza Diaz aprono le casette e in Viale Europa c'è il mercato. E ancora la festa dei donatori Fidas con Ruggero e Migone. A Spoltore si accende l'albero nel borgo, comincia la festa in centro storico, in arrivo acrobati e zampognari. E a Spoltore San Nicola benedice i pani dopo 100 anni. Il porto mai finito e collina, ecco i posti da salvare. A Francavilla gli scatti di due fotografe nel calendario dell'associazione Buendia a Rapino. Una parte del territorio non è ancora svenduta all'edilizia e va tutelata. E a Francavilla parte il progetto per la cultura. E poi a San Giovanni Teatino borse di studio ai più meritevoli, assegni da 150 a 250 euro per gli studenti delle scuole medie. A San Giovanni Teatino ancora strade sicure e riunioni tra abitanti. Una tavola rotonda conclude il progetto per migliorare la viabilità. E a Francavilla c'è il villaggio di Babbo Natale oggi in piazza Sant'Alfonso, mentre a Manoppello bancarelle per la festa di Santa Lucia. Popoli pensa a unirsi con tre comuni, ha fatto scuola l'esperienza realizzata nel bolognese a Valsamoggia nella fusione di cinque comuni, una fusione di cui il sindaco Daniele Ruscigno ha spiegato tutti i vantaggi, che invece sono esclusivi se invece si fanno unioni. L'occasione è stato il convegno di qualche giorno fa a Popoli organizzato dal comune e dal movimento Ripensiamo il territorio. Prove tecniche di fusione tra Penne e Loreto. Stretto un accordo fra i due sindaci per gestire insieme appalti e manutenzioni. D'Alfonso dice un primo passo, così risparmiamo sui costi di partecipazione alle gare. A Civitella Casanova riaperta al traffico la strada provinciale distrutta dalle frane. E a Roccamorice gli studiosi nella Grotta della Lupa. Da gennaio diventa un laboratorio permanente di ricerca scientifica. E a Chieti il sopralluogo dopo la frana, il sindaco conferma riapro la colonnetta. Entro pochi giorni lo scalo e la città alta non saranno più divisi in due, ma all'inizio ci sarà un senso unico alternato. Queste le foto del sopralluogo dove si vede ancora quelle che era stata la frana dei giorni della scorsa settimana. Spaccata con la Panda nella pellicceria, a Casoli nel raid notturno, i ladri portano via dal negozio capi di abbigliamento per 15.000 euro. E all'Aquila l'inchiesta concorso truccato all'ex OMPI. Il segretario del comune ora rischia il processo. Chiuse le indagini preliminari sul pirozzolo del principe, l'imprenditore Galgani. La procura conferma le accuse e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. E poi c'è anche l'Aquila, tragedie impunite, un comitato italiano voluto dai familiari. Di taglio basso il trasporto illecito di pizza, super multa. Massa d'Albi, il giovane è rovinato dalla burocrazia, non apro più l'attività e addio ai posti di lavoro. A Teramo la sanità che cambia, i giudizi della gente, il pronto soccorso è promosso, i pazienti gli assegnano un 8. Sondaggio anonimo svolto tra 212 utenti del servizio Almazzini, in 60 addirittura gli danno 10, apprezzate professionalità e qualità delle cure, qualche dubbio sul trattamento uguale per tutti. No dei medici all'ASL unica, meglio 4. Gianfelice, dell'Annao, prevede disservizi personale e utenti e chiede alla Regione assunzioni urgenti. Un altro nodo da sciogliere riguarda le convenzioni con l'Università, preoccupati per il futuro delle tante eccellenze offerte dalla sanità teramana. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco.
Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora andiamo sulle pagine del Messaggero. Il caos Carichieti per gli esclusi dal salvataggio. Chi ha sottoscritto obbligazioni trema per il destino dei propri risparmi. La costituzione del fondo speciale non tranquillizza. Parlano i deputati Melilla, Castricone e Di Stefano. E poi il giudice, niente ticket per i figli dei disoccupati. All'Aquila chiariremo la posizione con il sindaco. Il progetto bocciato della Fontana Luminosa crea altre tensioni. La risposta decisa della dirigente all'urbanistica Chiara Santoro. Tra le cause del no, la mancanza di pubblica utilità e requisiti tecnici. Il parere è nelle mani della presidente della Commissione De Paulis. L'amministrazione, al di là delle valutazioni, ha già messo in piedi un piano alternativo. E poi l'inchiesta Tribunale Libertà dice no a Tancredi, resta l'obbligo della firma. La stagione sciistica è partita bene, tanti gli appassionati. Poca neve però sulle piste. Di Stefano dice era importante aprire Campo Felice per questo ponte dell'Immacolata, un vero miracolo. Soddisfatto anche Cordeschi sul Gran Sasso, numeri piccoli ma considerando il periodo è ok. E allora vediamo quella che è stata l'inaugurazione dell'anno ovviamente per gli appassionati dello sci con questo servizio. Vediamo. Manca ancora la neve, ma arriverà e tutto sommato nel primo giorno di apertura degli impianti sciistici di Campo Imperatore il bilancio non è affatto negativo. Sono stati più di 200 i passaggi segnalati degli amanti della montagna nella funivia del Gran Sasso in una giornata decisamente gradevole anche dal punto di vista climatico. Un'apertura limitata con sole piste aperte, genziana e mirtillo, rese perfette dagli operai che nei giorni scorsi si sono adoperati con i mezzi per renderle fruibili. La nota stonata, come avevamo già detto qualche giorno fa, è rappresentata dai servizi. Panorama mozzafiato a parte, chiusi ancora il rifugio delle Fondari, bar e albergo. Dunque per chi scia, ma non solo, nessun servizio a disposizione. Nota positiva comunque la riapertura del rifugio di Montecristo con la nuova gestione dell'imprenditore Ivan Guetti, già proprietario dell'Hotel Cristallo alla Villetta. E ad ogni modo anche l'albergo a breve dovrebbe riaprire le sue porte. Fatto sta che nella giornata di ieri tutto questo è balzato agli occhi dei turisti che per la verità hanno avuto qualcosa da ridire anche sui prezzi. Due piste aperte e 26 euro di giornaliero. Spaccio di cocaina, 6 arresti a Celano, un'intera famiglia di nordafricani è finita in manette durante un blitz dei carabinieri della compagnia di Avezzano. Nella perquisizione dell'abitazione sequestrati alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti di primissima qualità. E poi 5 colpi in una notte, non si ferma l'ondata di furti, siamo a Sulmona. Amaro risveglio per i titolari di pizzerie e cartolibrerie nel Merino, anche la sede dell'INAIL. Eventi natalizi comune e commercianti a braccetto, siamo sempre sulla cronaca di Sulmona. Andiamo a Pescara, tutti assolti, nessuno scandalo per il reparto materno-infantile. In 4 tra funzionari, imprenditori e tecnici finirono agli arresti per un appalto lievitato da 3 a 7 milioni. Il Tribunale non ritiene provati i reati di corruzione, falso e truffa. Dopo 5 anni cancellato il teorema della Procura. Duro l'avvocato Galasso che ha dichiarato non si può finire dentro sulla base di intercettazioni prive di senso. 7 giorni di stop alle autovecchie, centro vietato dal 14 al 20 dicembre. La prima ordinanza del sindaco contro il PM10, allo studio le targhe alterne, industrie e polveri, il Movimento 5 Stelle chiede i dati. Negli ultimi giorni si era parlato di un innalzamento dell'inquinamento per il centro di Pescara, c'è stata una riunione della commissione con l'amministrazione comunale ieri e a conclusione di questa sono state date le prime ordinanze relative all'abbassamento dei valori. Vediamo. Livelli di smog molto elevati, a Pescara scatta l'allarme e l'amministrazione prepara un piano per ridurre il traffico dei veicoli più inquinanti. Noi abbiamo ritenuto negli incontri che abbiamo fatto precedentemente di delineare un intervento non a spot, e devo dire come è stato fatto negli anni precedenti legandolo a questo, a quella manifestazione, ma fare degli interventi strutturali nel corso di un periodo, quello che arriva fino alla primavera, diciamo, inoltrata, fino a marzo-aprile.
Per il momento però a livello di intervento emergenziale riteniamo di dover intervenire da lunedì 14 a venerdì 18 limitando l'accesso nell'area centrale di Pescara alle macchine che hanno una certa vetustà e quindi quelle più che producono inquinamento atmosferico. Dal 14 dicembre al 18 il traffico veicolare sarà interdetto nell'area più centrale della città ad alcune categorie di autovetture. Per le auto a benzina lo stop riguarderà quelle che rientrano nella classificazione Euro 0 ed Euro 1. Per i diesel invece stop a Euro 0, 1 e Euro 2. Va detto però che l'inquinamento non è soltanto da collegarsi all'inquinamento veicolare, certamente questo contribuisce. In attesa di poter disporre anche di un piano che sta predisponendo la Regione Abruzzo in virtù del decreto legislativo 155 del 2010, noi attueremo delle misure, diciamo adesso, compensative per ridurre, favorire una qualità dell'aria migliore, ma sicuramente ha bisogno di interventi più radicali e strutturati in un periodo più largo. Ora la cronaca. A Pescara, la piaga delle estorsioni. In città si registra un calo generale dei reati commessi, ma con gravi eccezioni riguardo a ricatti e furti nei negozi. Polizia e carabinieri dicono basta qualche episodio in più in un breve periodo per generare un senso di insicurezza. I dati dell'indagine del Sole 24 Ore vedono il capoluogo in alta classifica, ma su molti fronti c'è un miglioramento. E anche qui si parla del nuovo stadio che sa da fare, il ricorso al TAR o al Ministero. Comune e Pescara Calcio difendono l'operazione, ma cercano il dialogo con la soprintendenza. Siamo disponibili a cambiare il progetto. E poi il convegno design in Abruzzo da Dascanio ad oggi. Di taglio basso l'omaggio di Vittorio Sgarbi al genio artistico di Barbella. Noi e gli altri, l'ironia tagliente di Pannofino sul politically correct. Stasera in scena al Massimo i suoceri albanesi, la commedia che indaga le contraddizioni di una famiglia progressista. E poi Fede Sport, il ricordo del Vescovo Buono. A Pianella c'è la commemorazione di Monsignor Vincenzo D'Addario con il compagno di seminario. A Chieti, uffici pubblici, alla ex Berardi, il comune blinda la cittadella. La caserma ospiterà le direzioni degli enti statali e i comandi di finanza e carabinieri. Il sindaco dice punto a consolidare la vocazione amministrativa della città. Di primi accelera dopo il ritiro del decreto taglia prefetture. Il 16 dicembre la firma dell'accordo. Infarto al teatro, muore un'anziana spettatrice, una tragedia rianimata sul posto dai vigili del fuoco, è deceduta ieri mattina in ospedale. E poi sfondano la vetrina della pellicceria un colpo da 30.000 euro, una Panda usata come ariete nel negozio di Ornella Casoli. La titolare disperata dice la sesta volta, casa ripulita a Lanciano. Sale l'allarme furti, il capitano Capobianco in chiesa dopo la messa avverte i fedeli, non aprite la porta agli sconosciuti. E poi, quattro raid a segno, ladri e vandali scatenati nel Vastese. A Teramo, gli asili, esternalizzazioni al via, le proteste. Dal 7 gennaio sarà avviata la prima sperimentazione con il micronido. Romanelli dice per la decisione su altri due istituti, aspettiamo ancora. Ma il PD non ci sta, privatizzati di fatto i servizi per la prima infanzia. L'amministrazione riferisca immediatamente in consiglio comunale. Ma se la regione ci darà i fondi potremo andare avanti con le nostre forze, lo dice Piero Romanelli, l'assessore alla pubblica istruzione. E poi di Sabatino Martina, il NCD pronto al sì, Pomante basta accordi trasversali. Tiberi dice fermento in maggioranza, il leader del nuovo schieramento, ci sarà da perdere e non da guadagnare. Startup innovative è la strada giusta, economie in provincia sono in crescita, i progetti dei giovani. La De Paulis dice occorre una buona idea. Per i sindacati scatta l'allarme, per i patronati a rischio i diritti delle fasce deboli. E poi parte la richiesta per la bandiera blu a Giulianova, migliorata la qualità delle acque di balneazione. Un portale turistico da oltre 55.000 euro. Al debutto sul web la nuova e costosa iniziativa promozionale. Siamo a Roseto. E poi
Ad Alba Adriatica c'è l'appello del PD, fate qualcosa per via del vecchio forte. Prove di dialogo, Arboretti conferma ancora Giulianova. Apriamo adesso la pagina dello sport, iniziamo con il Pescara, rialza la testa. Oggi nell'anticipo i biancazzurri sono di scena a Brescia e Oddo chiede ai suoi giocatori una prova di maturità. Siamo giovani ma questo non può costituire un alibi, a volte ci rilassiamo troppo presto, ma non è presunzione. Emozione Benali, un gol ai ricordi. Con le rondinelle un'esperienza indimenticabile, ma adesso vogliamo i playoff. Oggi pomeriggio l'impegno per il Delfino, ieri c'è stata come di consueto la conferenza stampa con il tecnico Massimo Oddo, vediamo. C'è una materia che si chiama psicologia su cui un allenatore può lavorare, pur non essendo uno psicologo, però tante volte si può cambiare un atteggiamento, una mentalità, e questo sta all'allenatore. Probabilmente l'aver commesso un errore ti porta in una situazione simile futura, magari ad aver già vissuto quell'esperienza, a fare qualcosa di diverso. Gli errori fino adesso ne abbiamo commessi tanti, tutti insieme, a partire da me, e questi errori devono servire per fare qualcosa di costruttivo, per cercare di sbagliare il meno possibile. Fiorillo probabilmente, io credo che abbia avuto qualche difficoltà e lui lo ha anche ammesso. Io prima di mandarlo in campo, prima cosa ho sentito lo staff sanitario. Nella partita precedente mi aveva detto che non che avrebbe potuto giocare con la mascherina, e siccome questa scelta poi si è rivelata non giusta, la colpa non è di Fiorillo, perché i calciatori bisogna anche saperli conoscere, la colpa è mia, appunto, basta, ho sbagliato. A questo punto chi gioca domani a Brescia? Giocaresti. Fiorillo non è neanche convocato. No, ma Fiorillo non gioca domani perché ha un problema all'adduttore. Sì, è la verità, e non vi inventate cose. Non ci saranno tanti cambiamenti, penso un paio. Sì, penso uno in difesa e uno a centrocampo. Fiammozzi potrebbe giocare, anzi Fiammozzi gioca, potrei dare un turno di riposo a Zampano tranquillamente. Una partita molto ostica, dobbiamo cercare di uscire dal campo senza prendere gol. Ma loro fanno un 4-4-2, ma anche quando giocano 4-4-2 loro con una punta si abbassano sempre sul mediano, soprattutto quando incontrano una squadra che hanno un play basso. Noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e facciamo bene, e migliorare quello che sappiamo fare meno bene. Ora la Virtus Lanciano, effetto Biondi per fermare il Cagliari. I rossoneri preparano la grande sfida contro i sardi, puntando su uno stadio che fino ad oggi è ancora imbattuto. Ballottaggio in difesa tra De Silvestro e Di Matteo, in attacco Padovan verso la conferma. E poi il Teramo nel caos, Campitelli spara ancora su Vivarini. Se non è più in grado di allenare la squadra può andarsene a casa. Oggi un nuovo vertice tra il presidente e l'allenatore, che ieri è stato squalificato per due turni. La Serie D, la Miternina cerca due rinforzi e poi l'Avezzano, l'obiettivo è quota 24. Ci spostiamo sulle pagine del centro ora e apriamo anche qui la pagina dello sport, iniziando proprio dal Pescara. L'esame Brescia, svolta Oddo, Pescara, bisogna subire meno, più cattiveria in difesa, tanto il gol prima o poi arriva. E poi il mercato, Falcinelli è zitto ma occorre sfoltire. Cocco, Vicenza e Valotti del Verona, destinati a partire a gennaio. La Fiorentina sulla Padula, la società venderà anche Caprari? I precedenti favorevoli alle rondinelle. L'anno scorso il blitz firmato Maniero Melchiorri. Lanciano Cagliari come Davide contro Golia. Domani ore 18:30 la Virtus affronterà la corazzata rossoblu in emergenza. Squalifiche e infortuni costringono D'Aversa a rivoluzionare la squadra. Pucino ritroverà Bomber Melchiorri, guai a lasciargli spazio.
E poi la Lega Pro Campitelli scarica Vivarini, vada via se non è motivato. Il Teramo in difficoltà, l'ira del patron si abbatte sul tecnico della promozione in B, revocata per l'illecito sportivo, oggi l'incontro in sede per la resa dei conti. Tutti in discussione, chi ha gli attributi resta, altrimenti la porta è aperta. L'ingaggio triennale dell'allenatore condiziona la voglia di esonero dell'imprenditore di Canzano. L'atto di accusa appoggia sulle scelte in difesa e i tanti gol subiti in questo avvio di stagione. L'Aquila pensa al rilancio di Anderson o Sanni. E poi per la Serie D, il mercato delle abruzzesi, Avezzano preso Censori, Bucchi vicino al San Nicolò. Il Chieti ottiene il sì della La Fiore, stringe i tempi per il difensore Cossu. De Matteis lascia la Miternina, il club cerca rinforzi in avanti e nelle retrovie. Rufini il tecnico che dà l'esempio per l'eccellenza, il San Salvo in emergenza e l'allenatore va in campo a 43 anni. Andiamo a sfogliare anche le pagine del quotidiano La Città per vedere quelle che sono ovviamente le notizie per questa giornata. In apertura l'Abruzzo, i lavori al reparto maternità di Pescara, tutti assolti. Il pubblico ministero, Gennaro Varone, aveva chiesto una pena complessiva di 22 anni di reclusione per i 7 imputati. E poi la cronaca, nel corso di un'esibizione di motocross ad Alano, un incidente al crossodromo, Centauro cade e si spezza le gambe. Il blitz antiterrorismo, i migranti, il caso Montorio arriva in Parlamento. Il senatore Paolo Arrigoni, di Noi con Salvini, presenta un'interrogazione al ministro Alfano per chiedere chiarimenti. Il blitz all'interno dell'hotel Vomano di Montorio, sono stati ritrovati documenti falsi, telefoni cellulari e appunti in lingua araba. E poi di spalla a Teramo le cuoche della mensa saranno pagate entro Natale. Ultimatum ad Abruzzo Civico, basta scorribande. L'arancione pomante rivendica il progetto federativo, non incompatibili con Gatti, Ginoble e Di Sabatino. E poi le iniziative, oggi appuntamento in Piazza Martiri, l'artigianato torna in centro con la mostra dell'Immacolata. Il Brucchi Bis si gioca tra i due di Sabatino, Dodo lavora al progetto civico con NCD, ma se passa la sfiducia allo zio Milton c'è il rischio di andare tutti a casa. Le prove di forza nella sfiducia al presidente, l'ennesima prova di forza degli scontenti che vogliono la giunta azzerata. E poi Gatti in silenzio, se il progetto civico dovesse prendere piede potrebbe essere Futuro In a decidere di rompere lo scacco. Morto il padrone scatta l'SOS adozione. La Lega del Cane lancia una campagna per occuparsi di 32 cani rimasti orfani. E poi i controlli, niente violenze sui maiali nel periodo della macellazione. Professioni, l'avvocato Rossetti è eletto nel direttivo nazionale AIGA. Cuori di donna per sostenere la Fenice, il centro per le donne vittime di violenza, finanziato con la vendita del gioiello tipico abruzzese. Sindacato, patronati con i tagli di Renzi a rischio, 29 posti di lavoro. E poi la provincia, Prati di Tivo, la stagione inizia con i fiocchi. Boom di presenze, le telecamere di Sereno Variabile durante la prima domenica di apertura degli impianti. La mobilità, i fondi FAS per la realizzazione sono stati utilizzati per il Bike to Coast, ma il consigliere Verna spera nella regione. La provincia rilancia il progetto della ciclo pedonale sul Tordino. A Montorio il bilancio ok nonostante i debiti pregressi. L'amministrazione di Montorio approva l'assestamento senza tagliare risorse ai servizi essenziali. A Martinsicuro Toni Lattanzi torna in pista con una civica. L'ex assessore ai lavori pubblici, dopo la chiusura della vicenda giudiziaria, pronto a candidarsi a sindaco nel 2017. 13 anni di guai, arrestato nel 2002 con le accuse di concussione e abuso d'ufficio, è stato assolto 4 volte. E ancora un progetto da 2 milioni di euro per riqualificare il quartiere Tronto. Il bando nazionale è stato presentato dall'amministrazione Camaglioni e prevede il rilancio delle zone degradate della città. Sbarre alle finestre della stazione ad Alba Adriatica, provvedimenti antivandali al Ferro di Cavallo. Su Rai 2 il Borgo Vibratiano si piazza al quarto posto. Civitella del Tronto protagonista in TV a mezzogiorno in famiglia. E poi Piazza dalla Chiesa salvata da noi. Il cittadino governante stigmatizza ogni accordo con Mastro Mauro e i democratici.
Piccola Opera torna allo stato di agitazione del personale. Altro che salvezza per i dipendenti della struttura, la situazione è addirittura peggiorata. Ancora il centro di Giulianova invaso dalla cacca dei cani. Il caso Giusi. Branella attacca l'amministrazione per i pochi controlli e per la mancanza di pulizia. Blitz antidroga nei bar di Silvi Marina, identificazioni e sequestri nei locali tra Via D'Annunzio e Via De Rossi. La sanità, l'ospedale di Atri rischia di perdere anche il reparto di endocrinologia. Per la viabilità iniziati i lavori sulla provinciale Mutignano-Atri. E a Roseto la campagna elettorale comincia dal Borsacchio. Rosburgo 3.0 e la coalizione Amo Roseto attaccano sia Pavone che il Partito Democratico. Enti, comuni del Cerrano si uniscono per cercare fondi. Nasce l'ufficio unico per la programmazione e la progettazione del territorio. Pineto d'Oro, per Pineto è Silvio Brocco, l'uomo dell'anno, questo il premio. E poi la cultura da New York, la tromba di Wayne, non solo jazz, Tucker venerdì in concerto a Mosciano con l'Orghitan Quartet, la band, il trombettista 27enne si esibirà con Alessio Busanca, Massimo Barrella e Marco Fazzari. La biografia Lermontov, la vita del poeta alla Banca di Teramo nella sede di Viale Crucioli, la presentazione del nuovo libro di Roberto Michilli. Sul palcoscenico sarò Maria Callas, il nuovo progetto di Daniela Musini. Sarà un monologo intenso, dolente e furente. Il lavoro che cambia, la Camera dei Deputati, Cianciotta e Paganini parlano del loro libro. Apriamo lo sport dopo il tonfo vertice per decidere su Vivarini. In discussione il tecnico sul banco degli imputati. Il presidente ha dichiarato se non è in grado può dimettersi. Una frattura dopo la sconfitta di Luca, nuove bordate del presidente. Ieri nessun contatto con il mister, i due si vedranno oggi pomeriggio nella sede. La Serie D, la San Nicolò, Bucchi si complica, spunta l'alternativa. La società biancoazzurra presto scioglierà le riserve sul nome del nuovo centroavanti. E poi Serie D, il blitz del Campobasso al Fadini, decide Todino, il Giulianova costretto ad arrendersi al cospetto dei molisani. E allora con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.